Un saluto a tutti i bambini, a tutti i ragazzi della catechesi, ai giovani dei gruppi giovanili del Movimento Giovanile Guanelliano della nostra comunità di San Giuseppe al Trionfale. E in questa terza domenica di Quaresima, che è anche la prima senza la celebrazione eucaristica, però non dobbiamo abbatterci, dobbiamo cercare di trasformare questo momento, questo ostacolo, in un trampolino di lancio per la nostra vita, cercare in questo momento quello che il Signore davvero può suggerirci e può aiutarci anche a cambiare nella nostra vita, per tornare sempre rinnovati ancora con maggiore forza. E ci aiuta oggi anche la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, in modo particolare il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima. Ci racconta il Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, potete poi magari andare a rileggerlo. Ci racconta dell'incontro tra Gesù e una donna samaritana. I samaritani erano un popolo un po', potremmo dire, ateo, non credevano, in Dio, o meglio, avevano un culto diverso da quello dei giudei ed erano considerati dai giudei un po' di serie B. Questo incontro avviene davanti ad un pozzo, simbolo dell'incontro tra amici, simbolo dell'incontro tra innamorati. E Gesù trasforma il bisogno di questa donna, il bisogno di acqua, in un desiderio profondo di vita piena, di pienezza di vita. Questa donna infatti aveva avuto una vita un po' travagliata, aveva fatto tanti errori, eppure incontrando Gesù è disposta a mettersi in gioco e ricominciare il cammino. Anche noi chiediamoci quali desideri profondi, belli abitano il nostro cuore, con la consapevolezza che solo il Signore Gesù può aiutarci a realizzarli e dare pienezza alla nostra vita. Gesù ricorda anche alla donna samaritana che adorarlo, si può adorarlo in spirito e verità. E che significa? Oggi in modo particolare può significare per noi il fatto che anche se non abbiamo la possibilità fisica di andare in chiesa, il Signore è presente in mezzo a noi e parla nel nostro cuore, nella nostra coscienza, nelle vostre case, nelle vostre famiglie. È proprio lì che allora siete chiamati, siamo chiamati a costruire piccoli cenacoli, magari costruendo un piccolo altarino dove fare la preghiera durante la giornata, o ricordarci di tutte le preghiere che abbiamo imparato in questi mesi di catechismo. Ecco, lì possiamo adorare il Signore, in attesa che presto possiamo cibarci ancora una volta della Sua parola e del Suo pane di vita, ritornando in chiesa. Ecco, come la donna samaritana, anche noi vogliamo avere sete di Gesù, soprattutto in questo momento, soprattutto in questo periodo. Vi lascio dandovi, diciamo, un piccolo appuntamento, o meglio, lanciando un concorso che vorremmo fare insieme a tutta la nostra comunità, che in occasione della festa di San Giuseppe, un po' dal titolo La festa di San Giuseppe continua. Non avremo modo certamente di festeggiarla come gli altri anni, ma vi invitiamo a realizzare o un disegno, soprattutto per i più piccolini, o per i più grandi, penso ai ragazzi, giovani, una foto che racconti, che ricordi la vostra festa di San Giuseppe. Ecco, mandatecela, avete una settimana di tempo e domenica prossima poi vedremo chi saranno i vincitori. Sul post troverete anche altre indicazioni su come fare e dove mandare i vostri contributi. Un grande abbraccio e buon cammino a tutti.